Allora, eccomi qui, buon lunedì, buon vlog, buon inizio zona rossa. Ebbene sì, Lazio è zona rossa e devo leggermi ancora tutto. Oggi sono andata a fare la spesa, come avete intravisto, e adesso sono qui sul letto, non per rilassarmi. Ah sì, lì devo mettere una fodera, ma per mostrarvi alcune cosine che ho ricevuto. Allora, la prima è questa qui di Nature Unique, che è appunto una crema viso che all'interno ha appunto acido ialuronico. Questa è specifica per pelli sensibili e couperose e va appunto sul viso e collo. Diciamo che io non conoscevo questo brand, mi ha incuriosito tantissimo, stava su Octoly, perché ha fatto uscire questa linea Yalu Collagen 10, che è appunto composta da 7 creme viso, di cui una creata appositamente per il contorno occhi. Sembra un brand davvero molto molto professionale. Ci sono anche ad esempio i sieri abbinati appunto a queste creme. Qui appunto c'è tutto quello che fa questa crema e appunto aiuta a tonificare, proteggere e idratare. Tra l'altro loro mi hanno dato un codice sconto che io vi lascio. E appunto questa qui è con fattori di protezione UVA e UVB SPF 10 all'interno. È molto bella la confezione e anche il prodotto. Eccolo qui. Guardate che bella, è in una specie di colore rose gold e non vedo l'ora di provarla. Appena finirò la mia, la proverò sicuramente. Ecco qui la crema all'interno. Comunque stavo leggendo la promo ed è il 25% sull'acquisto di una crema e appunto di un siero della linea questa qui. Quindi se voi la provate o conoscete questo brand fatemi sapere. Altra novità è in campo Astra ed è la Your Zen Routine. Innanzitutto io ci tengo a darvi il codice sconto ZEN20, che è lo sconto del 20% per acquistare fino al 18.3 la linea. E ovviamente è sempre valido il mio codice sconto sul sito di Astra che trovate in tutti gli info box, che non è affiliato e che ovviamente non è cumulabile con questo, però in generale se adesso magari non volete comprarli ma ci ripensate tra 2 mesi, che ne so, un mese, è sempre valido. Allora, il primo prodotto è il Ritual Fixing Mascara. Questo è un mascara per ciglia e sopracciglia che all'interno contiene pantenolo che va appunto a rinforzarle e a nutrirle. Il secondo prodotto è un primer occhi che va appunto a rendere gli ombretti più intensi, a prolungarne la tenuta, insomma un classico primer occhi. La cosa bella è che all'interno ha l'acido ialuronico, quindi oltre a appunto sfumare meglio i prodotti, va a levigare e minimizzare le imperfezioni nell'area oculare. Un prodotto interessantissimo è questo qua che non si vede benissimo, che è il Ritual Gold Serum Oil, che è appunto una base illuminante per il viso, che all'interno ha le foglie d'oro. Vedete? Eccole qui. Serve per rendere una pelle radiosa, aiuta a prevenire la secchezza. All'interno abbiamo vitamina A, olio di rosa moscheta e olio di girasole, quindi idrata e protegge anche la pelle. L'ultimo prodotto è questo qui che si chiama Ritual Extreme Fixing Spray ed è appunto uno spray fissante per il trucco. Sono molto curiosa di provarlo perché sono in fissa con gli spray per il trucco. Questo all'interno ha mela di castagna, capace di restringere i pori dilatati e diminuire la loro visibilità. Ha anche la silica all'interno che aiuta a appunto assorbire il sebo in eccesso. Per una pelle quindi perfezionata, un make up a lunga tenuta. Sono molto curiosa di provarlo, è anche alcol free. Devo dire la verità, mi ispirano tantissimo tutti questi prodotti. Astra, secondo me, sta facendo un lavoro eccezionale. È uno dei brand, se non il brand italiano, con il quale io lavoro meglio, perché non ti chiedono niente, ti mandano i prodotti senza che tu comunque sei obbligata a mostrarli. In più non hanno paura delle bocciature dei prodotti, sono veramente fantastici. Il loro team è pazzesco e stanno sfornando dei prodotti meravigliosi. Allora, oltre a quelle cose, mi sono arrivate tante altre cose che però vi voglio fare un video a parte di acquisti casa. E poi qui c'è tutta la spesa che ho fatto da Risparmio Casa Eurospin, che ancora devo mettere a posto, ma non la metto perché appunto domani vi giro il video svuota la spesa, quindi vi registro tutto questo. Devo andare domani mattina al mercato. Chiaramente i surgelati e la roba da frigo
l'ho messa in frigo, non la lascerò qui per un giorno da pazza, giuro. Comunque, questa è anche la montagna di panni che devo piegare. Stendere ho steso perché appunto insomma la lavatrice era pronta, ne ho fatto un'altra e quindi tra un po', molto tra un po', piegherò, mi vedrò magari un video questa sera e nel frattempo piego i panni, non lo so, comunque adesso non mi va, ho steso e sono abbastanza soddisfatta di ciò che ho fatto oggi così, nel senso che non mi va e quindi mi accontento di quello che ho fatto oggi. Ho fatto una lavatrice, mi va bene così, una lavastoviglie, insomma, ho fatto la spesa, non ho fatto grandi cose, però insomma sono soddisfatta. Adesso devo fare due cose. La prima, cioè la seconda, è farmi la doccia, perché questa mattina non sono riuscita a farla, quindi la farò stasera. E poi mi voglio preparare la cena, perché anche se sono le 7 io comincio ad avere fame. Quindi nel frattempo mi preparo le zucchine che ci vuole un po' a farsi. Tagliate, alla fine avevo anche mezzo peperone, quindi ho deciso di tagliarlo e aggiungerlo. Allora, io metto tutto, tutto, tutto in padella e ci metto dell'acqua, uno o due bicchieri a seconda della quantità che avete, e poi li lascio cuocere così, senza coperchio, per circa 2 minuti, 3 minuti. Ovviamente so che sapete come si tagliano le verdure, eccetera, eccetera. Io sto facendo queste riprese per allungare un po' il vlog e tenervi magari più compagnia, visto che appunto siamo tutti come siamo. Voi ne tenete a me, mi fate venire la voglia di fare, perché riprendendo, ragazzi, giuro, ho voglia di fare. Infatti credo che per piegare panni dovrò riprendere e spero di tenervela a voi appunto facendovi vedere le cose. Ripeto, so che sapete tagliare le cose, eccetera, eccetera. Però magari vi rilassa e vi tiene compagnia. Ora devo sistemare la lavastoviglie. Sono passati circa 5 minuti, ho levato il coperchio e adesso io vado a salare e le lascio cuocere, anziché a fiamma alta come poco fa, a fiamma media per tutto il tempo della cottura. E poco prima di servirle, insomma, ci aggiungo tutte le mie spezie, quindi tipo il pepe, la noce moscata, quello che vi pare. Adesso gli do una bella girata. Allora, è arrivato il momento della doccia e oggi provo Yognog, un altro bagnoschiuma di Lush. Come shampoo utilizzerò questo all'avocado senza siliconi della Alviana, che appunto trovate al DM ed è vegano, non c'è a Roma, mi era stato regalato. Ed infine, come balsamo, vado ad utilizzare questo, che è appunto di Lush ed è all'olio extravergine di oliva e melone, per idratare e ammorbidire i capelli dalla radice alle punte. Vedremo com'è, sempre preso ai saldi. Doccia fatta, ho tutta la pelle rossa, guardate, tutte cuperose. Boh, vabbè, comunque c'ho sto turbante che io lascio un pochino, così un po' i capelli si asciugano, perché sono secchi, quindi meno li fono e meglio è, siccome adesso non fa proprio freddissimo, cioè i termosifoni in realtà li accendo ancora. Comunque mi è cascata la videocamera, si è tutta intaccata, speriamo che dopo quando esporto questi video si vedano. Comunque, cioè, incrociate le dita, raga, perché non ho investimenti da fare, perché cioè questa videocamera l'ho pagata un rene e mezzo e parlo da chi ha un solo rene. No, dai, scherzi a parte, l'ho pagata più di 500 euro in più l'obiettivo, lasciamo perdere, quindi speriamo che sia tutto ok, anche se non mi piace per niente questo segno che vedo, dopo vedo meglio. Comunque niente, a parte questo, si sta finendo di cuocere e quindi nel frattempo volevo rendere utile questo, boh, 10 minuti che ho, perché non è che manca tantissimo. E volevo sistemare i prodotti Banana Beauty, perché siccome non ci collaboro più, nel senso che loro per il momento hanno stoppato le collaborazioni con me e con altre ragazze, ho saputo, non so se magari hanno finito il budget dedicato, non lo so. Comunque, siccome io li tenevo tutti in una scatola così potevo provarli, dirvi quello che ne pensavo, non li avevo messi nella postazione, perché appunto col fatto che magari una volta a settimana devo farci le storie,
li tenevo sempre a portata di mano, sia per provarli, sia per fare le stories. Adesso posso finalmente metterli in postazione con tutti gli altri prodotti. Eccoli qua tutti quanti. Allora, innanzitutto vado a vedere se ho ad esempio delle tinte uguali, che così insomma le darò a mia sorella, anche se in realtà questa cernita già la facevo quando mi arrivavano, però insomma vado a dare una controllatina meglio. Allora, ho sistemato diciamo un pochino per capire bene. Queste sono tutte quelle in permanente, di cui solamente due sono doppioni, quindi le ho messe da parte che le darò a mia sorella. Poi qui c'erano quelle di una collezione limitata, questa di San Valentino, questa anche meravigliosa, mi sembra era per Natale, e poi questi qua erano, scusate, questo non c'entra niente, questi erano per l'estate scorsa, che infatti avevano un packaging meraviglioso tipo ad acqua. E se vi chiedete come mai non li dai via, non li cioè insomma non fai una mezza cernita, perché sto pensando, se vi interessa fatemelo sapere sotto, di fare proprio un video specifico su Banana Beauty, tutto quello che penso, e magari con swatches sulle labbra. Poi ho questi tre smalti che non ho mai avuto di modo di provarli, mi ispira tantissimo il nude, il rosso anche è un bellissimo punto, e in realtà sono tutti belli, però forse stasera, se riesco, metto il nude, o comunque domani mattina. Poi ci sono questi che sono dei lip butter, che però raga non ho mai provato, ad essere onesta. Questo che è un rossetto, in realtà ne avevo due che mi piacevano tantissimo, l'altro non so che fine ha fatto. Gli eyeliner, che per me sono il prodotto best seller, e questo ne ho finiti tipo 4. Quelli colorati anche sono belli, in realtà mi piace molto il verde bosco. Matite labbra, anche queste molto valide, quelle più utilizzate chiaramente sono queste due, perché se vedete sono le più nude, quindi ok. Poi abbiamo un ombrettino, il mascara, ci sta questo che ha le fibre all'interno, e poi il mio preferito è il Volume Up, questo è colorato e waterproof. Questi sono tutti i prodotti per sopracciglia o primer, illuminanti. Poi abbiamo un unico blush, questi che sono appunto dei lip gloss, e anche questi che sono dei lip gloss, due sono uguali, questi due, di cui se vedete questo a sinistra ho già aperto, quindi quello al centro lo do via, e questo trasparente blu è stato il mio preferito perché volumizza un casino. Quindi in sostanza ho declatterato per ora questi tre, poi chiaramente appena realizzo il video, se vi interessa, se no declatterò per conto mio, declattererò soprattutto questi, perché i mascara li amo e li finisco subito, cioè il Volume Up ne ho finiti due o tre, anche l'eyeliner, cioè mi piacciono tutti i prodotti, anche questi labbra in realtà, però capite bene che vedete qui le sfumature sono veramente minime, ad esempio, di conseguenza insomma magari ne regalo qualcuno. Ah, e ho anche due primer, solo che devo capire qual è il più vecchio, ancora non l'ho capito, quando lo capirò uno lo darò via. Ed ecco qui la mia cena, verdure, pane e due uova che ho fatto sode. Niente, questi sono i miei capelli da pazza al naturale, credo che domani li piastro, comunque sono le 9:30, io sono stanca morta, e infatti sono già in pigiama, tra poco mi videochiamo con Claudio, quindi niente, oggi la giornata è andata così, ci vediamo domani dove ci trucchiamo insieme e basta. Vado a mettermi a letto, sicuramente tanto dormo verso mezzanotte, però intanto mi sdraio, insomma riposo la schiena, mi metto magari a vedere qualche video, edito un vlog, insomma sto rilassata.